Buongiorno a tutti ragazzi, sono Gilbe e per chi non lo sapesse sono un ragazzo di 22 anni che frequenta economia e commercio all'università e è socio di una società di consulenza e contabilità per le aziende. Prima di partire vi chiedo cortesemente di lasciare un like, anche perché ho visto che questi video qua vi piacciono e anche perché stiamo ottenendo un rendimento altissimo appunto comprando ogni mese queste tre azioni qua. Adesso vi farò vedere il rendimento che abbiamo avuto negli ultimi 3 mesi. Ci tengo poi a precisare che in descrizione trovate il link del mio broker che è Trading212, grazie al quale se vi iscrivete appunto tramite quel link lì, sia io sia voi riceverete un'azione gratis di un valore massimo di 100 dollari. Per ottenere questa azione qua dovete fare un deposito di minimo 1 euro e se avete piacere di ottenere anche quell'euro lì gratis, anzi se ne volete ottenere 40, vi consiglio di scaricare Buddybank tramite il link che vi lascerò in descrizione, uno, e nella fase di registrazione dovrete inserire il codice che vi dirò adesso. Il codice è 140D0F. Tramite quel codice lì, una volta finita la registrazione, vi verranno accreditati subito 40 euro e inoltre avrete la possibilità di invitare 6 vostri amici e per ogni amico che inviterete riceverete 40 euro. Quindi avete una possibilità di guadagno di 240 euro sui vostri amici e i 40 euro ottenuti grazie al mio link. Quindi un totale di 280 euro che vi permetterebbero di iniziare ad investire completamente in modo gratuito. Se poi ovviamente utilizzate Trading 212 avrete la possibilità di non pagare nessuna commissione e quindi avrete la possibilità di acquistare queste tre azioni qua che vi dico ad un prezzo praticamente gratuitamente. Iniziamo subito facendo vedere il rendimento che abbiamo ottenuto dalle azioni che vi ho consigliato nell'arco dei mesi. Attualmente, come potete vedere, stiamo avendo un rendimento dell'11,5% in praticamente 3 mesi. Come potete vedere, il tutto è trainato da WestRock, che tra l'altro è il mio maggiore investimento all'interno del portafoglio, dove io sto guadagnando circa il 35%, dividendi esclusi. Il secondo è Paycam, dove stiamo guadagnando il 32%, che è una roba indecente. Ci tengo a precisare che nei prezzi consiglio io non metterò il prezzo al momento della registrazione, ma metterò il prezzo di apertura dell'azione il giorno dopo rispetto al mio video, in modo tale che sia il più veritiero possibile, in modo tale che se io ad esempio registro il video e un'azione sta a 10, ma il giorno dopo che ve l'ho consigliata apre a 15, è ovvio che io devo inserire 15 perché nel momento in cui ve lo consigliate io non, voi non avete la possibilità di comprarla. E quindi per fare le cose nel modo più corretto possibile, io inserirò il prezzo di apertura del giorno dopo rispetto al video. Così siamo tutti d'accordo. Come potete vedere, in un investimento a titolo d'esempio, in cui mettiamo 1000 euro su ciascuna azione, avremmo fatto praticamente un profitto di 690 euro in 3 mesi, quindi tanta tanta roba a fronte di un investimento di solo 6000 euro. Detto questo, però, andiamo a consigliare quelle che sono le tre aziende di questo mese. Questo mese ho deciso di iniziare a prendere un po' di posizioni in Cina, infatti le tre azioni che vi consiglio sono tre azioni cinesi. Partiamo con la prima. Ci tengo poi a precisare che i video io cerco di farli il più veloce possibile in modo tale da prendervi il meno tempo possibile, tanto le analisi che dovete fare anche voi, perché se le faccio solo io non potete investire solamente in base a quello che vi dico io, anche perché io non sono un consulente finanziario. Detto questo, la prima azione che voglio farvi vedere è Momo, che è praticamente un social dating, ovvero un misto fra Tinder e Twitter, che sono un po' più conosciuti. È una piattaforma cinese. Vi apro Wikipedia così è spiegato molto meglio di come lo potrei spiegare io. Comunque è un'app mobile gratuita per la ricerca sociale e la messaggistica istantanea, come appunto vi dicevo prima. La cosa che mi ha impressionato particolarmente è il fatto che attualmente abbia una capitalizzazione di mercato di 3 miliardi di dollari, ma se voi andate in Financial Balance Sheet, ovvero lo stato patrimoniale, potete vedere come praticamente di cash e investimenti a breve la società abbia 2 miliardi di dollari. Apriamoci l'ultimo trimestre per vedere come attualmente abbia praticamente 1,7 miliardi in cash
e investimenti a breve, a fronte di debiti che sono praticamente irrisori. Infatti abbiamo 17 milioni di debiti a breve e a lungo termine abbiamo 700 milioni. Quindi è praticamente il doppio in cash e investimenti a breve rispetto al totale dei debiti, che è una roba fuori di testa. Come potete vedere, Momo ha una crescita del 343% dei ricavi in praticamente 4 anni, perché ho preso in esame dal 2016 al 2019. Gli utili sono aumentati del 280%, quelli lordi in praticamente 4 anni, e gli utili netti del 194%. Come potete vedere, la situazione dello stato patrimoniale è praticamente perfetta. Abbiamo un equity che è cresciuta in praticamente 4 anni del 200%. E come potete vedere anche qua, le passività rispetto al patrimonio netto sono praticamente irrisorie. Infine, per quanto riguarda la mia valutazione, io penso che attualmente, vabbè, l'azione quota a 15, ma penso che tra 5 anni, perché le mie valutazioni sono a 5 anni, penso che l'azione potrà valere circa una settantina di dollari. Questo perché ho stimato una crescita degli utili di circa il 170% in 5 anni della situazione odierna. E ho stimato che avrà un PE di circa 13,18. Attualmente, a mio avviso, ha un PE insensato, perché ha un PE di 8. Una società che offre applicazioni, quindi nel campo tecnologico, con un PE di 8 e con una situazione debitoria così perfetta, a mio avviso è completamente insensato. Io attualmente sono investito in Momo, ovviamente ha una piccola percentuale del mio portafoglio, perché comunque è una società poco capitalizzata, ha capitalizzazione di 3 miliardi e a mio avviso è completamente insensato il valore che le stanno attribuendo. Andiamo a vedere però quello che pensano gli analisti. Prendiamo ad esempio gli analisti di Yahoo Finance, che danno una stima target ad un anno a 22, cioè così a mente mi dà è praticamente un 50% di profit se acquisite adesso. Ovviamente sono stime, però a me fa piacere il fatto che le mie stime siano supportate dalle stime degli analisti di Yahoo Finance. Andiamo a vedere Walmart cosa dà. Walmart dà un price target a 22 anch'essa, quindi un 50% di profitto praticamente. Momo, CNN Business dà un, vabbè, stima target di di CNN ad un anno danno, vabbè, sono fuori di testa queste qua, quindi non le terrei manco in considerazione. Però comunque potete vedere come gli analisti diano tutti praticamente la valutazione buy a questi prezzi qua, perché penso anche loro siano concordi con me nel fatto che sia praticamente regalata a questi prezzi qua. Andiamo a vedere la crescita che ha avuto negli ultimi anni. Ha i ricavi costantemente in crescita da anni, ogni anno i ricavi in crescita. Andiamo a vedere gli utili netti, come vi ho fatto vedere, sono completamente sempre in crescita, senza fuori di testa. La seconda azienda che vi voglio portare è Baozun, ovvero praticamente un e-commerce cinese, una società di e-commerce cinese, come potete leggere qua. La società offre soluzioni internet, operazioni di negozi online, marketing digitale, servizi ai clienti, magazzinaggio e adempimenti e altri servizi. Come potete vedere, questo qua è il sito. Se avete piacere di guardarvelo, comunque diciamo che è uno dei più famosi e-commerce cinesi, quindi un business che sta incrementando a vista d'occhio. Infatti, come potete vedere qua, negli ultimi 4 anni ha avuto una crescita del 120% praticamente dei ricavi, del 240% degli utili lordi e del 225% degli utili netti. Lo stato patrimoniale è praticamente perfetto. L'unica cosa che non mi fa impazzire è il fatto che le passività siano aumentate di tanto nel 2019 rispetto all'equity. Questa cosa qua non mi ha fatto impazzire, però è comunque molto sostenibile dal fatto che cresca a livelli assurdi. Attualmente ha un PE di 45,93, che però è praticamente abbastanza giustificato dalla crescita che sta avendo. Attualmente quota 33 circa, ma il mio price target a 5 anni è di circa 280 dollari. Perché? Perché sì, ho stimato una crescita degli utili di circa 196% dai livelli attuali, e quindi ho una stima degli utili per azioni fra 5 anni di circa 5,75 dollari per azione e un PE di circa 48. Piccolo esempio: Yahoo Finance dà price target ad un anno di 45,44, Walmart anch'esso a circa 47. Andiamo a vedere però
Purtroppo sulle società cinesi CNN, come sto vedendo adesso, non mi sta facendo impazzire perché tutte le valutazioni sono molto troppo alte, cioè insensate. Cioè, pensare che una società cresca del 628% come stima peggiore in praticamente 12 mesi è irreale. Però possiamo vedere qua come 10 analisti su 15 diano un buy su Baozun. Per quanto riguarda la salute dell'azienda, andiamo a vederci un po' il balance sheet, ovvero lo stato patrimoniale. Ha praticamente 1 miliardo di dollari cash e circa una sommatoria fra cash e investimenti a breve di circa 2,6 miliardi, a fronte di debiti a breve che sono circa 860 milioni e debiti a lungo di circa 2,5 miliardi di dollari. E per una società che a questi ritmi di crescita, pensare che il debito sia praticamente uguale al cash a me fa impazzire, cioè mi va bene. Infatti, come potete vedere, sta continuando a crescere ogni anno di circa un ritmo di circa il 25% all'anno sui ricavi, mentre anche gli utili stanno crescendo, a parte un piccolo rallentamento nell'ultimo anno. Ed è per quello che le quotazioni sono crollate di più rispetto a quello che secondo a mio avviso sarebbero dovute crollare. Attualmente non reputo che il prezzo di Baozun sia perfetto, ma a mio avviso è un buon prezzo di entrata. Non vi consiglio di entrare subito, tutto subito, ma direi di entrare un po' scaglionati, però a sti prezzi qua a me già piace. L'ultima società che voglio consigliarvi è Alibaba, penso la conoscerete tutti perché è praticamente la rivale cinese di Amazon, ma andiamo a vedere cosa dice Wikipedia. Come potete vedere qua, viene considerata come una multinazionale cinese, ovviamente, composta da una serie di società attive nel campo del commercio elettronico, quindi appunto è per quello che viene considerata un po' la rivale di Amazon. Quali mercato online, piattaforme di pagamento e compravendita, ma penso che comunque la conoscete tutti, Alibaba. Andiamo a vedere però quelle che sono le mie valutazioni sul price target a 5 anni. Come potete vedere, il conto economico è praticamente perfetto. L'unica cosa che non mi fa impazzire è il fatto che i costi in percentuale negli ultimi 5 anni siano aumentati di più rispetto, percentualmente di più rispetto ai ricavi, però comunque è una crescita sostenibile. E guardate come sono cresciuti gli utili lordi e gli utili netti nell'ultimo anno. Come vedete, nell'ultimo anno sono un po' scese, sono diminuiti un po' gli utili di tutte le azioni cinesi. Lo stato patrimoniale, non me lo sto manco a dire, è completamente perfetto. A mio avviso, è uno dei migliori stati patrimoniali che io abbia mai visto in una società. Il price target, credo io, è quello di un prezzo di circa 812,10 euro, dollari, scusate, tra 5 anni. Questo perché? Perché ho stimato una crescita degli utili per azione tra 5 anni di circa il 244% e un PE che rimarrà stabile a quello attuale, quindi circa un 30% che è sostenibilissimo per delle crescite del genere. Andiamo a vedere quello che è il price target di Yahoo Finance, ovvero un 313 dollari rispetto ad adesso. Andiamo a vedere Worldline da un price target 312 e come potete vedere CNN ci dà di nuovo, secondo me, degli errori perché stima delle crescite improponibili, però come potete vedere le raccomandazioni degli analisti sono tutti compra, cioè a mio avviso Amazon e Alibaba a qualsiasi prezzo attualmente vanno comprate perché sono leader incontrastati, quasi monopolisti. L'unica cosa che a mio avviso li può fermare sono i governi o comunque gli stati in generale che possono mettere delle norme antitrust. L'unica cosa che può succedere che potrebbe fermare il loro business, ma comunque a mio avviso il gioco vale la candela, cioè secondo me vale rischiare, cioè mi assumo volentieri quel rischio lì. Ragazzi, ultima cosa, ricordo che io non sono un consulente finanziario, quindi tutte le analisi che ho fatto sono a puro scopo informativo, fate le vostre dovute valutazioni per iniziare ad investire e se lo fate, fatelo tramite il link in descrizione di Trading212. Bella a tutti ragazzuoli.